Amici di Android Blog, siamo dallo store Nokia del Mobile World Congress, subito dopo la presentazione dei nuovi terminali. Siamo in compagnia di Nokia X. Nokia X è un nuovo prodotto della gamma Nokia che si basa su Android AOSP profondamente personalizzato e da Nokia. E Nokia ha mutuato dall'esperienza Windows Phone l'interfaccia, che è a tile modificabile, e che praticamente il telefono, questo è il modello Nokia X. Hanno presentato poi anche il Nokia X Plus e il Nokia XL. Tra Nokia X e Nokia X Plus cambia la possibilità della memoria espandibile, l'XL invece ha un display più ampio da 5 pollici. E le possibilità date da questa fusione tra Nokia e Android sono relative alla possibilità di installare, oltre dallo store Nokia classico, anche gli APK di Android, ampliando così notevolmente il parco applicazioni che è disponibile per questi nuovi terminali. Vediamo nel dettaglio le informazioni, i menu come sono fatti. Il setting ricorda in effetti quello di Android, non vi sono riferimenti alla casa di Google, neanche a livello di applicazioni preinstallate. Non abbiamo né i Play Store nessun'altra applicazione di Google. Siamo riusciti a scoprire anche le caratteristiche hardware di questo Nokia X. Scusate per un antitaccheggio che è partito, non è colpa nostra. Le caratteristiche sono un display da 4 pollici con risoluzione WVGA. Il processore è da 1 GHz, dual core Snapdragon, e 512 MB di RAM. Abbiamo inoltre 4 GB di memoria interna sull'X, espandibili sull'X Plus. E la fotocamera da 5 megapixel. La batteria inoltre è da 1500 mAh. Andiamo a vedere nel dettaglio la forma di questo Nokia X, che si tiene decisamente bene in mano. Da questo lato non abbiamo nessun tipo di tasto, posteriormente abbiamo la fotocamera posteriore e lo speaker dell'altoparlante. Nel lato destro abbiamo il bilanciere del volume, il tasto di accensione e spegnimento blocco sblocco, superiormente il jack delle cuffie, inferiormente, oltre all'unico tasto back non a display ma sulla scocca, abbiamo probabilmente anche il foro del microfono. E il prezzo parte da 89 euro. Per questo nuovo Nokia decisamente interessante. E per Android Blog un saluto da Alessio.